Allora, buonasera, abbiamo qui con noi Lorenzo Nardi, autore di una bella tripletta stasera nella vittoria per 4-3 del Mingardo Team sul Real Posillipo. Una vittoria dura, siete passati in vantaggio di 2 gol, poi siete fatti recuperare. Poi siamo stancati, poi ci hanno recuperati, poi alla fine siamo riusciti ad andare in vantaggio e tenere questo vantaggio. Bella squadretta, l'abbiamo messa su all'ultimo e secondo me ci divertiamo questo torneo. E diciamo, vuoi fare un commento sulla prestazione quando attaccavate? No, diciamo, quando ci conosciamo da un sacco di tempo, quindi riusciamo a giocare abbastanza bene. Poi Marco Greco è fortissimo e quindi ci troviamo bene. Partivate leggermente favoriti, ma avete qualche difficoltà comunque. Sì, oggi non avevamo il portiere, gli avversari li conosciamo, anche loro, una partita storica, ci conosciamo da picco e abbiamo fatto una bella partita. Un commento su Sereni che ha fatto una buona partita. Ha fatto una bella partita a porta, anche se nel suo ruolo, e ce la siamo cavati. Dove può arrivare questa squadra? Speriamo in finale. Va bene, allora in bocca al lupo. Complimenti per la prestazione. Allora, buonasera, siamo qui con la squadra del Baffo, vittorioso per 9-1 contro Naples. Ricordiamo Baffo, finalista della scorsa edizione, che ha perso in finale rigori. Abbiamo Battistelli con noi oggi da centrocampista, 3 gol. C'era qualche assenza, però una vittoria facile, ve l'aspettavate? No, sinceramente, soprattutto dopo il risultato dell'anno scorso contro questa squadra, ci aspettava un avversario ostico. Un po' ostico, esatto. L'anno scorso, ricordo, abbiamo vinto all'ultimo minuto. Oggi, noi devo dire la verità, oltre ad avere gli avversari, noi avevamo più birra nelle gambe, si vedeva, anche se erano nel mio ruolo. Soprattutto e nella pancia. Devo dire una grande prestazione di gente alla Vigna, come centrale. Devo birra nella pancia. Suo. E niente, abbiamo fatto le cose semplici, senza litigare uno con l'altro. E secondo me è una partita che è servita molto per migliorare questa squadra, per iniziare bene il torneo. Dice al capitano, io gli volevo chiedere, siccome diciamo c'era qualche perplessità sulle motivazioni, visto che è stata persa una finale, però invece si è visto che si continua a giocare sempre per il solito obiettivo e si è vinto facilmente. Io penso che in questa squadra la mancanza di motivazioni... non ci sarà mai una mancanza di motivazioni, perché lottiamo tutti per sempre per lo stesso obiettivo, che è quello di Fofo Bocchetti. Quindi penso che ogni partita sarà così, se non con maggiori vinti. Va bene, allora vi saluto, vi do in bocca al lupo e complimenti per la partita. Fofo, non mollare, Fofo! Fofo, dai, Fofo! Si è appena conclusa Piazza San Luigi, Lido Capri, vittoria della Piazza San Luigi per 3-1. Siamo qui con Alessio Kaiser e con Ferdinando Kaiser. Allora, com'è stata questa partita? L'esordio? Direi che l'esordio è stato abbastanza tranquillo, la partita siamo divertiti. Penso abbiamo meritato di vincere. Sì, forse meritavate qualche gol in più che abbiamo fatto. Direi che l'importante è che siamo divertiti, è stata una partita... Visto molto ben organizzati, ordinati. Già, sì, avevate, già giocavate... Poco, però forse perché abbiamo giocato un po' tutti a pallone. Forse perché siamo dello stesso sangue. Siamo dello stesso sangue. Siamo una famiglia. Allora, bellissimo. Sì, sono contento soprattutto per la vittoria, poi vorrei dire solo una cosa. Il nostro capitano, Lucio Esposito, è in silenzio stampa, quindi verrà punito dal nostro presidente. Non so quale sarà il provvedimento. E comunque sono contento per la vittoria e speriamo di divertirci. Vi ringrazio. Grazie a te. Previ. Ciao. Buonasera da Millennium, prima giornata di Old Style League, termina 2-2 la sfida tra Jack Dalmazia contro Sciasciamane. Siamo qui con Gigi Amato, difensore dei Sciasciamane. Succede tutto nel primo tempo, 2 gol di avversari, nel secondo forse meritavate qualcosa in più. Sotto porta siamo stati troppo inconcludenti, il portiere anche dell'avversario ha fatto belle parate, però... Su 10 tiri abbiamo fatto almeno 8 andavano segnati, poi il portiere è bravissimo senza dubbio, però andavano segnati lo stesso. Forse magari gli attaccanti dovrebbero essere un po' più freddi sotto. Sì, questo sì, avevamo anche l'attaccante nostro Passer, che non era proprio in splendida forma, però comunque ha dato il suo contributo alla squadra, come tutti quanti oggi. Ecco, questo Sciasciamane, diciamo, a cosa punta in questo style league? A cosa può puntare? Beh, visto le amichevoli, Zungri gli dice niente, anche Carbone, ma possiamo puntare anche al titolo, onestamente. Se continuiamo a giocare così, puntiamo al titolo. Nota positiva del portiere Villani che nel finale ha salvato il risultato, sì, diciamo. Sì, in due o tre occasioni, sì, i primi 2 gol forse poteva fare qualcosa in più, però 2 gran gol della squadra avversaria, non so chi erano, però comunque si è salvato lui nel finale. Ecco, invece per quanto riguarda l'arbitraggio? No comment. È meglio. Un saluto a Zungri.
anche a carbone, scusami. È colonna, proprio che siamo parenti. È tutto da millennio.